Ciao a tutti ragazzi, bentornati ed eccoci al commento di Torino-Napoli. Uno 0-0 che soddisfa, diciamo, abbastanza i tifosi del Toro, perché diciamo che abbiamo continuato sulla falsariga di quello che si era visto durante Parma-Torino, almeno durante i primi minuti prima dell'espulsione di Bremer. Quindi direi un buon Toro che non si è fatto mai mettere sotto dal Napoli se non nei primi minuti del primo tempo. Poi dopo abbiamo preso le misure e abbiamo giocato, secondo me, la nostra onesta partita, quella che dovevamo fare, quella che, diciamo, voleva fare Mazzarri, cioè contropiede, chiusi in difesa e contropiede. Ripartendo abbiamo buttato via parecchi contropiedi che, per colpa di un ultimo passaggio magari mancato, non ci hanno portato a trovarci davanti al portiere. Magari abbiamo avuto le nostre buone occasioni, penso al tiro di Ansaldi nel primo tempo, nel finire del primo tempo, e ad altre occasioni che, se fossimo stati leggermente più fortunati, perché magari su qualche ribattuta potevamo fare qualcosina meglio, potevamo magari portare a casa addirittura l'intera posta. Questo non è successo, peccato, però comunque ci voleva un punto, innanzitutto per muovere la classifica e fare di nuovo qualche punto, appunto. E poi perché avevamo fino a questo momento fatto un cammino, direi, fin troppo netto, su 6 partite, 3 vittorie e 3 sconfitte, quindi anche un pareggio ci sta, soprattutto contro un avversario che sulla carta almeno è superiore, quindi nessun tipo di problema, nessun tipo di rammarico. L'unico rammarico è stato quello di vedere tifosi napoletani, tanti tifosi napoletani che hanno occupato quasi tutti i settori dello stadio, quindi questo dispiace sempre, perché si giocava in casa e sarebbe stato bello vedere più tifosi del Toro. Poi mi hanno detto di alcuni problemi verso la fine del secondo tempo, quando dei tifosi napoletani armati di cinghie stavano cercando di invadere la curva Primavera, che notoriamente occupata per l'85% di essa solo da tifosi tranquilli, con famiglie e tutto il resto. Quindi non sicuramente un bel gesto questo da parte dei tifosi napoletani, ma non li reputo neanche tali questi. E cos'altro dire? Noi abbiamo fatto la nostra partita, quindi io sono soddisfatto, devo dirvi la verità. Adesso c'è la sosta che potrà far chiarire meglio le idee a Mazzarri su quello che vuole fare di questo Toro realmente, perché fino adesso non si è capito molto bene. C'è stato sicuramente un richiamo della preparazione, questo ha fatto sì che sia persa brillantezza proprio contro quei avversari contro cui magari si pensava che anche con le gambe più pesanti si potessero fare punti. Questi non sono arrivati, perché abbiamo perso partite ignobili contro avversarie assolutamente alla nostra portata, quindi potevamo fare meglio, non è stato così. Bisogna ripartire adesso, dopo la sosta c'è l'Udinese fuori casa, il Cagliari in casa, e contro queste bisogna comunque fare punti, molti. E poi dopo c'è il derby, quindi quella è una partita che non la considero nemmeno. Diciamo che abbiamo tutto dalla nostra parte per poter ricominciare, se si fa come, cioè se si continua sulla falsariga di quello fatto ieri, penso che ci potremmo togliere delle belle soddisfazioni anche quest'anno. Verdi l'ho visto più dinamico, più, non tanto nel primo tempo quanto nel secondo, più dentro al gioco. Nel primo tempo era un po' avulso, poi dopo anche lui è andato migliorando. L'Axalta ha fatto molto bene, soprattutto nel secondo tempo non si è fatto mai superare. E Belotti, il solito lottatore che, pur essendo da solo, ha cercato di fare il reparto da solo, e quando si incunea con la gobba è difficile togliergli la palla. Ha fatto salire la squadra. Non avevamo neanche Zaza perché era infortunato, quindi ha dovuto giocare praticamente da solo là davanti, con l'ausilio un po' di Verdi nel primo tempo, poi gli ultimi minuti del secondo con quello di Iago Falche, che è tornato in campo dopo 2 mesi, e direi che ha fatto comunque bene, quindi cioè, poi ha provato a fare qualcosa. E il solito Ansaldi, buonissimo. Diciamo che non mi è piaciuto l'innesto di Olaina, perché come al solito si sta confermando al di sotto delle sue capacità, perché lui potrebbe fare molto molto di più, e invece entra sempre in campo con sufficienza e supponenza. Stessa cosa per quanto riguarda Meite, che ha leggermente dato un pochettino più di ordine, ma anche lui
non si capisce, cioè non è né carne né pesce, secondo me. Troppo lento e compassato, e non si capisce cosa voglia fare anche lui da grande, perché l'anno scorso sembrava un fenomeno, le prime partite, poi è andato normalizzandosi e adesso non si capisce cosa sia Meite e quale sia il vero Meite. Per il resto, niente, direi che questo è tutto. Allora ci sentiamo per il prossimo video, che farò appunto dopo la sosta per Udinese-Torino, dove ci si augura di tornare con i 3 punti. Grazie a tutti e ciao!